Missione compiuta! Il biposto Atropea! Con Maria! Ecco qua Atropea! Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra seconda puntata per promuovere Tropea al concorso nazionale Borgo dei Borghi. Siamo atterrati dove? Siamo atterrati sulla spiaggia del convento e ci abbiamo dato appuntamento ad un nostro amico Dario, che in questo momento ci sta ascoltando e fra poco entrerà in onda e ci spiegherà perché votare Tropea. Dario, ci sei, Dario? Dario? Ciao Sandro! Ciao Dario! Ciao Dario! Vedo che te c'hai un bel panorama, c'hai un bellissimo panorama, un bellissimo panorama e veramente da invidia, perché vedo i colori già da mozzafiato. Dario, io ti passo subito la linea perché meglio di te che ci può raccontare qualcosa su Tropea e perché dobbiamo votare Tropea, te sei la persona più adatta per dirlo. Quindi ti passo la linea, Dario, e parlaci di questa iniziativa. Grazie Sandro. Allora, come hai già illustrato, le parole sono superflue nell'ammirare questo panorama. Noi possiamo da qui, proprio dalla zona del convento che noi chiamiamo affettuosamente il Tropeano Dock, per scendere a mare deve scendere proprio dalla marina del convento. E proprio qui oggi, in questa giornata soleggiata, è una data importante questa, è il 17 marzo, 160 anni fa veniva proclamato il Regno d'Italia, quindi è una data importante per la storia della nostra nazione, ma ci deve anche far riflettere sul fatto che l'antico nome di Italia è nato proprio nella Magna Grecia, nella Calabria meridionale, e d'altronde, visto che la nostra beneamata Tropea risulta essere l'unico borgo per tutta la Calabria in corsa per il riconoscimento di Borgo dei Borghi tra i borghi più belli d'Italia, sarà cosa buona e giusta votarla, più non posso, fino al 21 marzo per farle aggiudicare questo prestigioso riconoscimento. Si potrà votare una volta al giorno iscrivendosi su Rai Play o direttamente sulla pagina del Borgo dei Borghi, e si potrà esprimere una preferenza. Ci sarà
procedimento di pochi minuti per chi si vuole ancora iscrivere, e poi automaticamente ogni giorno sarà possibile fra 20 borghi in Lizza poter dare il sostegno a Tropea. Tropea si candida perché è un borgo in perfetta simbiosi tra la rupe, quindi l'aspetto paesaggistico, la natura, il mare, però possiamo ammirare anche in fondo anche i monti della Presila innevati, quindi le peculiarità della Calabria che conciliano sia l'aspetto marittimo che quello montano, e il borgo aristocratico fondato secondo la leggenda dal mitico eroe Ercole, che risplende su una rupe di arenaria a picco sul mare, protesa sul Tirreno, che nella storia è stato un crocevia di popoli, di religioni, di culture, ma soprattutto di saperi e di sapori, visto che le peculiarità del borgo sono soprattutto incentrate sul grande patrimonio enogastronomico, quindi sulla dieta mediterranea, dalla cipolla rossa al vino, alle peculiarità del Moro e della Costa degli Dei. Quindi è un gioiellino incastonato qui sulle pendici, diciamo sulle rive del Tirreno, che merita il giusto riconoscimento. La bellezza salverà il mondo, recitava Dostoevskij, e noi dobbiamo quindi salvare la bellezza esaltandola con questo voto. Bene, Dario. Adesso sono tutto tuo per qualsiasi ragguaglio, domanda, curiosità e altro. Ti dicevo, Dario, allora c'è da far capire a chi ci sta seguendo e chi ci seguirà sui social che possano votare tutti i giorni. Tutti i giorni, fino a domenica. Mancano 5 giorni, quindi possono iscriversi, chi non l'ha già fatto, iscrivendosi proprio su Rai Play o direttamente sul sito Il Borgo dei Borghi. Ha un procedimento molto molto rapido, dove sarà registrata la mail e i dati generali, e automaticamente potrà concedere quindi di poter votare. Quindi ci sarà la griglia e tutto il vademecum, comunque si può trovare sia sulla pagina social del Comune di Tropea, ma anche su altri social, perché stanno molto spingendo proprio per questa candidatura. Sì, perché la cosa è molto semplice, ora lo faccio vedere anch'io perché vado a condividere per un secondo lo schermo e faccio vedere a chi ci segue dove devono andare praticamente per votare, perché è molto semplice, e quindi io ve lo faccio vedere proprio in diretta come si fa. Ecco qua, questo che vedete è la schermata, naturalmente. Esatto. Naturalmente andate subito, non guardate le altre cittadine perché a noi non ci interessano, vero Dario? No, perché è la penultima in ordine alfabetico. Noi andiamo proprio in fondo, eccolo qua, c'è Tropea. C'è Tropea. Tropea, basta schiacciare su vota e il sito ti chiederà praticamente la registrazione. Ma è molto facile, esatto, perché se hai già un account Facebook, basta il riconoscimento automatico con Facebook. Esatto, quindi, esatto, viene automaticamente. Fate poi questo. Possono votare in tutto il mondo, non solo in Italia, ma in ogni parte del mondo. Quindi è un appello che facciamo anche ai nostri corregionali calabresi sparsi in tutti i continenti, perché la Calabria è una delle poche regioni al mondo che non ha confini. Ci sono calabresi di seconda e terza generazione sparsi tra l'Australia, il Canada, l'Argentina, ma anche nel nord Europa. Quindi a maggior ragione devono sostenere la loro regione e soprattutto sollecitare questo riconoscimento, perché non è un riconoscimento circoscritto solo a Tropea, ma a tutta una regione che merita un grande rilancio, specialmente in quest'anno, l'anno dopo la pandemia, che come ho evidenziato poco fa sarà l'anno, a parte dei 160 anni dalla nascita del Regno d'Italia, ma anche dei 75 anni della Repubblica, quindi dal fatidico voto del 2 giugno, e soprattutto il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, visto che tu dall'accento mi sembri da quelle parti. Sì, sono molto vicino io a Dante Alighieri. Anche perché pochi sanno che uno dei primi divulgatori della Divina Commedia, proprio un cittadino tropeano,
si chiamava Pietro Campelli, era notaio presso il podestà di Isola d'Istria, nell'attuale Slovenia, e verso la fine del 300, precisamente tra il 1395 e il 1399, copiò a Isola d'Istria in due codici di pregiata pergamena l'intera Divina Commedia. E questi due codici oggi si trovano uno alla Biblioteca Marciana di Venezia e uno alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Ma le due copie anastatiche sono disponibili presso il Comune di Tropea e a breve saranno digitalizzate in occasione del Dante D, il 25 marzo. Quindi intanto votiamo Tropea come borgo più bello d'Italia. E poi ci portiamo avanti per le celebrazioni del Sommo Poeta e del più grande poema dell'umanità di ogni epoca. Complimenti Dario, perché abbiamo davanti proprio una persona che è preparatissima, quindi Tropea oltre al mare, alla storia, ha tanto da raccontare, soprattutto se ci sono persone come te che conoscano bene queste cose qui, è bene che queste cose qui siano divulgate. Ecco perché noi ringraziare lo staff che c'è dietro, quindi sì, bravo cameraman, sì. Compare. Sì. E con questo noi siamo una piccola realtà e sicuramente nella prossima settimana ci conosceremo di persona, perché io verrò in Calabria, certo, proprio per promuovere la Calabria. E questo voto che dobbiamo dare, come io ho ripetuto e ho messo nella pubblicità, se vince Tropea, vince la Calabria. Quindi deve essere questa cosa, tutti i calabresi in Calabria e fuori dalla Calabria devono votare. C'è la possibilità di far salire Tropea in alto, in modo, te l'hai detto, in questo periodo particolare dove la costa degli dèi con Tropea vive il turismo, ci hanno un pochino penalizzato, questo lo dico io, perché se accendiamo la televisione si sente dire che la Sardegna è bianca, ma a noi non ci interessa niente perché Tropea è blu. L'unica cosa di rosso gradita a Tropea è la nostra cipolla. Che è il fiore all'occhiello della nostra terra ed è un'essenza che io la chiamo sempre l'unica dolcezza che fa piangere, perché quando la taglio per preparare un insalato è una bella frittata, però è il nostro, mi piace insistere sempre sul nostro patrimonio gastronomico, è la dieta mediterranea, che è definita anche la dieta dei centenari, perché a parte che far vivere a lungo fa anche vivere bene, quindi senza malattie cardiovascolari, è quella brutta malattia che prende molti politici, che è l'impotenza. Quindi è un qualcosa di molto positivo e soprattutto promozionale per il nostro territorio. Vabbè. Nel sito dei borghi più belli d'Italia, Tropea è inserita con questo motto, Sandro: a Tropea nessuno è straniero, perché proprio trovandosi nel cuore del Mediterraneo tra Oriente e Occidente è sempre stato un crocevia di popoli, di culture e di saperi. Quindi qualsiasi visitatore, non solo calabrese di ritorno, ma di tutto il globo, venendo a Tropea può scoprire una parte di sé, sia nelle forme dialettali, negli usi, nei costumi, nella gastronomia senz'altro, nell'architettura dei palazzi, nel folklore e nell'architettura. Quindi vi aspettiamo a Tropea e ovviamente in una Tropea che si potrà fregiare di questo importante riconoscimento. Ma ogni voto sarà essenziale, ogni voto sarà prezioso proprio per raggiungere questo obiettivo. Contiamo su di voi. Va bene, con queste tue parole salutiamo chi ci ascolta. Io invito tutti a votare Tropea. Un saluto a Dario, un saluto al nostro cameraman che è davanti a Dario. Domenico, ti saluto e preparatevi, perché nella prossima settimana faremo le scintille con la nostra piccola realtà televisiva. Ciao a tutti, buona serata e votate Tropea. Tropea, votate Tropea ogni giorno, andate sul sito www.rai.it, Borgo dei Borghi, e votate Tropea. Ciao a tutti e buona serata con questi colori blu, e vedete sventolare proprio che cosa? La bandiera blu di Tropea. Tropea, votate Tropea, ciao a tutti e buona serata. Grazie a tutti voi.